presentare, vista forse su tutta la storia che hanno fatto i relatori precedenti, forse la racconto. Quello che cercherò di fare è raccontarvi una storia. In effetti è cominciata attorno al 1985, per quanto mi concerne, con una tesi di laurea che era connessa con tutt'altro, ovvero sia la determinazione di parametri fisici di binaria di eclisse. E in sostanza in quell'occasione ho conosciuto un altro collega della facoltà di ingegneria, e da lì è cominciato a venire fuori il discorso di sorgenti di onde gravitazionali. Quindi in qualche modo ho cominciato a occuparmi di quel tipo di aspetto in relazione a pulsar, in relazione a binarie cataclismiche e quant'altro. E questo è stato un po' l'inizio, diciamo, che ho avuto io come approccio a questo fatto. Poi che cosa è successo? Io ve lo racconto proprio come storia. È successo che tra l'86 e l'87 sono andato in una commissione di concorso, al primo e secondo concorso, al professore associato libero. E in sostanza lì ho conosciuto un professore di Pisa che era Arnaldo Stefanini. In sostanza, parlando, è venuto fuori che io mi occupavo di questi tipi di questioni. Dopodiché lui disse: ah, sai, ma a Pisa ci sta, diciamo, un direttore di ricerca dell'INFN, Alberto Giazzotto, che sta tentando di fare delle cose in relazione a liberazione di onde gravitazionali via sospensioni multipendolari, realizzando poi un interferometro. E così in qualche modo sono stato introdotto nell'ambiente. Che poi in qualche modo che cosa è successo? Che ci siamo incontrati poi, insomma, Giazzotto, io, Guglielmo, ma comunque adesso con ordine cerchiamo di fare un attimo di riferimento a quello che è la storia come ci si è avvicinati a Virgo, partendo dal gruppo di Osservatorio. Praticamente questo è un gruppo che si occupava in maniera molto, cioè, attiva, e con grandi progressi si sono ottenuti di che cosa? Di laser, di stabilizzazione di sorgenti laser e questioni di questo genere, che erano uno dei pezzi fondamentali e fondanti, come avete potuto sentire, per quanto riguarda la realizzazione di un interferometro però a larga base. L'altra base significa che se io ho un laser, di fatto deve poter percorrere un bel po', diciamo, di spazio prima che il fascio magari tenda ad allargarsi. Di fatto in gergo si parla di lunghezza di coerenza di un laser. Quindi di conseguenza bisognava produrre dei laser ultra stabili, e la persona adatta con il suo gruppo era proprio avvenuto. E di fatto, quindi qui c'è un po' di note storiche del tipo: Valente nel 78 ha fatto il postdoc a Bucher, poi ha incontrato Peter Bender, nel 76 c'è una Mercer Grossman, insomma, che in effetti ha avuto interazione con Ron Gruber, che è un altro, insomma, di quelli che in effetti hanno messo una pietra miliare per realizzare poi, insomma, i fenomeni a larga base, e insomma, Rudiger, Schilling, Kerr, nomi che avete già sentito da tutto, connessi con interferometri per la realizzazione di interferometri per rivelazione di onde gravitazionali. Nell'80-81 poi c'è un incontro con Rana e Weiss, e quindi in qualche modo si comincia un'attività forse assieme a Gianni Binet e Narino. Di fatto, quindi, una delle cose che era un problema vero di credibilità per la fattibilità di questo esperimento, cioè riuscire a leggere praticamente 1 su 10 miliardi di volte che cosa? All'interno di una frangia scura di interferenza, il che naturalmente era una cosa abbastanza incredibile per me. Di fatto Alec poi ha avuto anche un po' di difficoltà di tipo economico per quanto riguarda il periodo 82-85. C'è stata una persona di riferimento, guarda caso, un fisico teorico, Filippo Turan, che l'ha sostenuto
è accaduto in questa impresa. E quindi di fatto è stato costituito in OSE, avendo un laboratorio dismesso di fisica nucleare, il primo nucleo, diciamo, di attività di ricerca nel campo, e questo per parte francese. Ovviamente qui bisogna fare giusto una riflessione, ma proprio brevissima, perché tanto è stato esaustivo su queste cose, e gli sono grato. Di fatto, dato il periodo, le supernove erano le sorgenti privilegiate da osservare. Perché? Perché durate 1-2 millisecondi, quindi le frequenze connesse per eventuali emissioni di percorso erano attorno a kHz. Poi bisognava vedere 1 grado di simmetria, secondo l'espressione di supernova, e 2 frazione che andava effettivamente in energia via gravitazionale. Quindi questo è un dato della cosa abbastanza, diciamo, importante, e che tutto sommato faceva sì che, non essendo noto su questa quantità, e alla fine le previsioni sono sempre state un po' nebulose. Addirittura si parlava in modelli, diciamo, fatti di supernova, di, diciamo, vogliamo dire esplosione, diciamo esplosione simmetrica, in realtà senza gli effetti. Il processo di supernova è una implosione e poi una successiva espulsione di materiale. Comunque, essendo che ci sia il direttore dell'osservatorio che mi sta osservando, esperto di supernova, io sarò attento. Quindi diciamo che tutto sommato si cambiò poi il tiro nel momento in cui si aggiustò il tiro, nel momento in cui ci fu l'osservazione attorno al 75 di un settembre di una binaria che conteneva l'altra settimana bussa, e che in sostanza la 19-13 più 16, che poi non era tutta la parola, si tratta semplicemente delle coordinate, cioè sono dette determinazioni. Comunque, il fatto fondamentale è che fu visto dai, diciamo, dalla misura praticamente dei tempi, diciamo, in relazione a quello che era l'osservazione dell'astronomico, che alla fine in quest'ora c'era di fatto un avanzamento del passaggio dal punto più vicino di una stella rispetto all'altra per gli astronomi, che era coerente con le previsioni della relatività generale. Ma non solo, previsioni in che senso? Nel senso che se si fossero emessi onde gravitazionali, l'avanzamento per gli astri doveva andare in quel modo. La curva che aveva fatto vedere sulle grandi, io non l'ho riportata qua, di fatto sembra quasi un artefatto, perché in fondo proprio abbiamo la previsione teorica e i puntini praticamente piazzati sopra, più o meno. Questo ha aiutato tantissimo, e anche ha indirizzato la strategia dell'interferometro Virgo che si andava a realizzare verso una strategia in cui bisognava essere sensibili a rivelare pulsa nelle basse frequenze, cioè da 10 Hz in su, contrariamente a quello che è successo per quanto riguarda l'AIGO, che in effetti era sensibile dai 50-60 Hz in su. Quindi questa è la differenza, secondo me. Però questa differenza di fatto comporta uno sforzo tecnologico enorme per quanto riguarda la sospensione degli specchi contro che cosa? Contro tutti i possibili rumori connessi con, chiamiamolo, sisma tra virgolette, e che in sostanza sono arrivati dal vento sull'edificio, che praticamente può provocare, diciamo, delle vibrazioni sugli specchi, cioè alla fine bisogna realizzare una massa libera tra 10 Hz e 10 kHz. Non è facile, non è stato facile. Comunque, il fatto fondamentale è che qui ci sta anche un po' la questione delle strategie, se sono stati approcci, le pulsar sono diventate più appetibili rispetto alle supernove. Anche se vi devo dire che in fondo c'è una sorta di artefatto, se volete, che per un certo periodo ha fatto conto, diciamoci. Perché in effetti noi abbiamo a che fare una pulsar, la immaginiamo come un oggetto che ha una piccola deformazione. Diciamo che su 10 km di raggio, se un paperozzolo di 3, 4, 5 cm, sapete di che cosa sto parlando? Di un oggetto, la neutron star per dire, stella di neutroni,
che in effetti ha una densità di 10 alla 15 grammi per centimetro cubo. La densità dell'acqua è di 1 grammo per centimetro cubo. Quindi vi do conto di un numero che alla fine, ma anche a scriverlo in forma, diciamo, da cristiano e non, diciamo, nella forma, diciamo così, di scienziati quadratici medi, alla fine non ha molto senso. Sembra, in realtà 10 alla 15 grammi per centimetro cubo rispetto a 1 grammo per centimetro cubo, meglio. Quindi, in qualche modo, 3 centimetri sembra poco, ma in realtà una deformazione di quel genere di fatto induce la emissione, perché c'è una dissimmetria nella rotazione, di un'onda gravitazionale a una certa frequenza, cioè la frequenza che è il doppio di quella con cui ruota la pulsa o la stella dei neutroni, si chiamano come volete. E dopodiché, chiaramente, è un segnale coerente, vale a dire, uno vede che si ripete, che è sinusoidale, diciamo. Sì, però questo significa che allora se io faccio una variazione coerente che duri un anno, allora avrò una variazione della, diciamo, dell'ampiezza dimensionale, come la chiamiamo, dell'H e del L sulle L, che praticamente potrebbe essere misurata, ma deve essere per un anno. E riusciamo a mantenere in funzionamento per un anno senza interruzione di interferometro? Questo è un po' il punto, d'accordo? Quindi quando uno vede una curva di sensibilità in cui sta rialzata la pulsa, si specifica che per un anno di integrazione uno capisce che sì, può essere, però diciamo, potrebbe pure essere che se per tre mesi è un po' più bassa e quindi potrebbe andare anche addirittura al di sotto della curva di sensibilità e quindi non essere visibile e rivelabile. Andiamo avanti. Quindi per quanto riguarda Cerzotto, in effetti lui ha cominciato nell'82 insomma, a interessarsi dell'integrazione delle vie gravitazionali, di fatto è la controparte, cioè ha messo su quello che è la catena multipendolare, cioè con tanti pendoli, alla fine ha, diciamo, l'estremo inferiore qua è uno specchio sospeso, nel modo in cui sono pure spiegato, e di conseguenza quindi c'è l'isolamento rispetto a questioni comuni ambientali in termini di vibrazioni vere e proprie enorme tra 10 Hz in su. Ora l'incontro, diciamo così, fatidico c'è stato poi praticamente a un accento osservatorio, insomma, che si incontrava, insomma, le vie e cioè, cominciano a parlare di queste storie, insomma, di andare a vedere, di unire le forze per creare un tipo di esperimento che è connesso proprio con le questioni di gravitazione via interferometro. Ora andiamo un po' avanti. Qui ci sta degli esempi, insomma, che in effetti sono connessi con diciamo, ho capito, allora, in pratica il momento di prendere il mio a Napoli si dice chi lascia le vecchie parole sape quello che lascia, non sape quello che trova. Quindi in pratica questo qui è praticamente sono degli esempi di filtri per smorzare rumore. E quindi questa è la catena multipendolare e alla fine si sta sospeso lo specchio. Qui ci sta un piccolo problemino: come si controlla lo specchio? Cioè com'è che si mantiene poi nella posizione? E come si tiene conto quindi di protezioni eventuali a oscillazioni che potrebbe subire? Si potrebbe per esempio usare un sistema di cui ci stanno per esempio dei magneti vincolati allo specchio con delle bobine, e però le bobine magnetiche, le bobine quindi proprio di campo magnetico, sono collegate a terra. Quindi noi reintrodurremo quello che abbiamo buttato se non andava torto la finestra. Quindi conseguenza per questo. Allora è andata con una bella intenzione il controllo sugli specchi attraverso un oggetto che si chiama marionetta, okay? Quindi è in qualche maniera un tipo di controllo molto sofisticato
che serve poi per mantenere, diciamo così, gli specchi in situ. Nel modo dovuto, al di fuori della banda passante, cioè al di fuori dell'intervallo tra cui è rivelabile un'onda gravitazionale. Ora, qui ci sta una noticella che è questa. Questa è la prima proposta di interferometro a larga base in cui eravamo praticamente un certo numero di persone. Qui compare una persona, Arnaldo Stefanini. Questa è la bozza zero, in effetti poi non si è andata avanti con questa, nel senso che diciamo ne attraccia soltanto chi c'è stato nella prima ora di questo tipo di cosa, perché poi dopo Leo Stefanini, Arnaldo Stefanini chiese di non partecipare perché aveva altri tipi di cose da gestire e poi si era una di grande correttezza e grande lavoratura. Comunque, il fatto fondamentale è che la bozza poi iniziale è questa qui, in cui eravamo i 27, e di fatto però uno potrebbe dire eravamo Pippo, Pluto e poi Venere, perché di fatto ci voleva comunque una massa critica per poter essere credibili per avviare un esperimento di questa portata. Comunque, la cosa importante è che nell'89 si produsse un'ulteriore versione raffinata in cui c'erano a quel punto più persone ancora, più gruppi che in effetti si sono interessati, e quindi in qualche maniera qui siamo cresciuti di numero, ma anche in qualità, in relazione un po' alle competenze messe assieme per poter realizzare questa impresa. Dunque, quindi qui c'è da capo l'uccello l'accordo sul CNRS, BNFN, francese, italiano. Qui ci stanno un po' le tappe, diciamo, di Virgo, dal 92 fino ad andare al 95, poi al 97 finalmente è cominciata la costruzione. E di fatto, questa è la linea vista come appare oggi. Qui ci sta giusto una breve, diciamo, nota provinciale. Nel senso che cosa ha fatto il gruppo di Napoli in questo tipo di contesto? Noi abbiamo dimostrato la fattibilità di controlli di vari sistemi con sistemi di controllo digitali. Significa di fatto che c'erano delle schede opportune, eccetera. Da programmi di calcolatore si poteva ottenere il controllo dell'interferometro. Se si fossero realizzati i controlli in analogico, di fatto quello che sarebbe successo è che bastava una piccola variazione, bisognava cambiare una caterva di cose. Tra l'altro, nel piccolo interferometro da 3 metri realizzato a Napoli, che non fu regolamentato per motivi politici, nel senso che a un certo punto ci convenne non metterlo bene in evidenza, perché altrimenti ci avrebbero detto nella fase di approvazione provate prima su quello e poi parliamo dell'interferometro sul grande. Quindi in sostanza, in connessione con questo, Bob Spears del Laico venne a Napoli, l'altro l'ha visto, ha valutato, e tra l'altro vede qualche cosa sul Laico abbia anche cercato di suggerire, o non so cosa è successo, perché aveva fatto i controlli in analogico. Qui in effetti è un tipo di operazione che mi sento di fare, che è questo. A volte ci sono dei personaggi che vengono citati a scapito di altri, nel senso che entrambi hanno collaborato e hanno interagito e hanno costruito, poi chissà perché ci si dimentica di uno e si pensa solo all'altro. Ecco, in questo senso qui c'è un po' di provincialità a livello italiano, questo lo devo dire, perché Alendrie di fatto è stato un po' trascurato, di questo sono fare il mio pagamento. E quindi in qualche modo io ci ho tenuto a mostrare che questo tubo, che in effetti è il tubo visto all'esterno di uno dei bracci del interferometro, beh, non ha un solo padre, ne ha due. Quindi diciamo che a questo punto c'è da dire ancora una cosa: perché non è stato fatto un interferometro europeo? Di fatto nell'88 fu fatto un convegno su Astronomy in cui vennero praticamente tutti i gravitazionali europei, da Glasgow, da Max Planck,
diciamo, poi c'eravamo Napoli, Pisa, gli spagnoli, comunque, sintesi. Fu fatto questo tentativo per fare un progetto europeo, però si parlò di avviare la possibilità di fare un esperimento europeo sulle diversioni di fondi gravitazionali. Di fatto i vari gruppi non ci fu verso di mettersi d'accordo, perché c'era una tendenza un po' centrifuga su dove si fa, su come si fa e così via. E quindi ci fu un fallimento da questo punto di vista, però poi nel 2006-2007 si è messa la cosa, si è recuperato perché parecchi paesi europei hanno, diciamo, voi anche detto. E una sola cosa, questa è, diciamo, la sensibilità di Virgo tra il primo run utile e il 2008-2009. Questa è quella di Largo. Vi voglio far vedere una cosa. Questa è la situazione di tutti i vari interferometri e qui c'è l'interferometro a barra. Vedete? Cioè praticamente, vedete, c'è un confronto stridente, nel senso che c'è una banda passante strettissima. A quel, al 2008 la sensibilità ormai era ampiamente superata e quindi per questo anche le barre, nonostante che abbiano profuso un sacco di impegni, abbiano raggiunto delle tecnologie nella reggeria sicuramente interessanti, stiamo parlando di 4 gradi Kelvin, ovvero sia ben al di sotto dello 0 grado centigrado, meno 273 è lo 0, meno 4 gradi Kelvin, praticamente. Quindi sono arrivati a questo, però poi liberazione, ordini di grandezza. Detto questo, la pace siamo tutti noi.